Ciao a tutti, per il nostro incontro settimanale sui grandi fotografi, oggi parleremo di... Robert Capa. Robert Capa in realtà non si chiama così, è uno pseudonimo per Erno Friedman. Capiremo come lui è arrivato a cambiare nome. Erno nasce a Budapest nel 1913. È di origine ebrea ed è il motivo per cui, finito il liceo e le scuole superiori, deve assolutamente lasciare la sua nazione per l'arrivo del nazismo. Si recherà in Francia e inizierà dei piccoli lavoretti da fotografo. Era un ragazzo molto bello, piaceva molto alle donne, aveva degli occhioni neri, tanto che nel corso della sua vita avrà tanti amori, tra cui Ingrid Bergman, giusto per fare un nome. Il grande amore della sua vita però sarà Gerda Taro, una giovane fotografa che conosce a Parigi, con cui inizia a collaborare, una passionaria, una che studia tanta arte, che la ama molto e la mastica molto bene, tant'è che lei cercherà in tutti i modi di raffinare la fotografia di Robert, incanalandola in strutture artistiche più complesse per quanto riguarda la composizione e altri aspetti. Creeranno un sodalizio emotivo e artistico e inizieranno a lavorare per piccole testate e piccole committenze. I ragazzi però faranno grande fatica a lavorare perché a Parigi la concorrenza era spietata, al che si inventano un espediente. Creano una figura di un fotoreporter americano che si chiamerà Robert Capa. In realtà saranno loro due, quindi i loro due portfolio convoglieranno nella produzione fotografica di tale Robert Capa. Il nome lo scelgono in base alla loro passione per il cinema, Robert per Robert Taylor e Capa per Frank Capa. Creeranno quindi questa figura che avrà subito presa sulle testate europee. Saranno subito affascinate da questo fotoreporter americano che si aggira negli scenari di guerra europei e crescerà sempre di più la sua fama, le commissioni e anche i cachet. In realtà loro quindi lavoreranno insieme, viaggeranno insieme, scatteranno insieme con apparecchiature diverse. Lei usa una Rolleiflex, mentre lui una Leica e dopo una Contax. Quindi lavoreranno insieme e tutto andrà sotto la firma di Robert Capa. Le fotografie di Capa parlano quindi della guerra, della politica, delle agitazioni, dei fronti, delle milizie, dei feriti, della resistenza politica, degli orfani di guerra. Io sfoglio il libro in modo che voi guardiate, perché Capa è da guardare e le sue tematiche sono soprattutto quelle dei fronti e della guerra, fino ad arrivare ad una parte di ritrattistica dei suoi amici illustri. Qui vediamo ad esempio una mamma e una bimba che corrono verso il rifugio antiaereo al suono delle sirene. Questa foto erroneamente si pensa che rappresenti Taro e Capa, assolutamente no, sono due militanti fotografati da Robert Capa. La sua foto, sicuramente più famosa e naturalmente, come tutte le cose famose, la più discussa è questa qui, la foto del miliziano colpito a morte. È stata scattata sul fronte di Cordova in Spagna nel settembre del 36. Capa sarebbe riuscito a immortalare il miliziano nel momento in cui viene colpito dal proiettile e si accascia al suolo perdendo il fucile. Su questa foto la critica si è divisa praticamente per tutto la restante parte del Novecento. Alcuni sostenevano che fosse stata scattata da Gerda Taro e che quindi Robert Capa non ne aveva il merito. B, che fosse stata addirittura commissionata o concordata con il soldato, che il soldato fosse stato pagato per interpretare propriamente questa scena. E poi c'è tutta invece una parte di critica moderna che l'attribuisce a Capa, conferendogli il merito di aver colto questo momento così particolare. Volere o volare, di qualunque sia,
l'idea a cui ci si attiene, questa foto è sicuramente la foto emblema del lavoro di Robert Capa. Continua quindi il suo lavoro sul fronte spagnolo. Lui sarà in Spagna insieme a Gerdataro negli anni tra il 36 e il 39, durante la guerra civile spagnola, ed è proprio qui che Gerdataro muore in una manovra di fuga, verrà schiacciata da un carro armato amico in manovra. Da questo evento il giovanissimo Robert Capa, perché avevano 24-25 anni, da questo evento Robert Capa non si riprenderà mai. Continuerà per amore della sua Gerda la missione politica e fotografica che avevano cominciato insieme, e se un poco questa storia di passione tra questi due grandi fotografi vi ha incuriosito, io vi consiglio di leggere questo libro, La ragazza con la Laika, in cui si racconta proprio del loro viaggio sul fronte spagnolo e del loro amore. Continuiamo quindi con Robert Capa, che ormai ha perso l'amore della sua vita, è sempre più convinto nel voler raccontare la guerra sotto tutti gli aspetti, e continuiamo a scorrere le sue foto e parallelamente continuiamo a sfogliare la sua vita. Siamo nel 38 in Cina e lui fotografa dei bambini felici sotto la neve. L'anno dopo in Spagna ancora bambini che assistono ad uno spettacolo prima di essere evacuati dalla città, perché stanno arrivando le truppe nemiche. Capa quindi c'è sempre e ovunque, viene anche in Italia, viene in Sicilia, incontrerà un giovanissimo Camilleri con cui avrà uno scambio molto lungo e interessante in spagnolo, perché Camilleri dirà era la lingua più vicina al siciliano e l'inglese per me era troppo difficile. E solo dopo tanti anni, Camilleri scoprirà che aveva chiacchierato con il grande Capa. Continua quindi il suo lavoro sui fronti. La gente sempre in primo piano, che siano soldati o che siano civili, il focus è sempre lì, sulla disperazione, su un racconto di guerra molto forte. Guardate, un medico che ricuce la testa di un soldato. Quanta poesia in questa scena. Arriviamo al D-Day, lo sbarco in Normandia. Capa c'è, è lì e fa tantissime foto, ma c'è un grosso problema. Il tecnico di laboratorio che le dovrà sviluppare, tale Burroughs, sbaglierà l'emulsione. E alla fine di oltre 400-500 scatti di quel giorno, che sarebbero stati il racconto più vero che oggi si possa avere del giorno dello sbarco in Normandia, sono rimaste solo 11 foto sfocate e rovinate, che però ci raccontano quanto Capa fosse in prima linea, non fosse lontano ma fosse assolutamente in mezzo alle truppe. Ritratti meravigliosi. Burroughs, nonostante questo errore, diventa un fotografo molto pagato ed apprezzato. Eppure ha creato un danno al mondo fotografico non indifferente. Dopo queste esperienze così forti, Capa è fortemente convinto che, per quanto riguarda la fotografia e il lavoro del fotoreporter, vadano cambiate le carte in tavola, vadano stabilite delle regole e che siano i fotografi a dettare queste regole. Ragion per cui nel 1947 fonda l'agenzia Magnum insieme a Henri Cartier-Bresson e tutti gli altri. Diciamo che Capa, per personalità, piglio e perché è veramente, rispetto agli altri, un fotoreporter, diventerà un po' il capo dell'agenzia e decise che ogni fotografo avrebbe avuto un continente da osservare e da raccontare. Si racconta che lui, Henri Cartier-Bresson, affidi l'Asia e che lo costringa a stare lì molto più di quanto Bresson avrebbe voluto. Quindi un'immagine di Capa provato dalla vita, molto autoritario, molto appassionato e molto decisionista. È stato uno dei problemi dell'agenzia Magnum, il carattere di Capa in quegli anni.
Qui invece è interessante una carrellata di ritratti. Non sono ritratti qualunque, sono i ritratti degli amici più cari di Capa. Stiamo parlando di personaggi del calibro di Hemingway, forse il suo migliore amico, tant'è che lui lo fotografa tantissimo insieme alla sua famiglia, Picasso e la sua amata Ingrid Bergman. Si racconta che lei fosse molto innamorata di lui e che invece lui, dopo la perdita di Gerda Taro, abbia sì amato, ma in maniera molto più discontinua e molto meno intensa. Henri Matisse nel suo studio, e poi ricomincia il racconto della società. Siamo nel 49. Nel 49 lui ha 36 anni, cioè lui in 36 anni di vita ha realizzato già tantissimo. Si sposta continuamente qui a Gerusalemme, qui al Tel Aviv, qui in Israele, e racconta col suo personalissimo punto di vista la guerra vista dal lato umano, vista dal lato delle persone. Nel 54 Nikon regala a Capa una Nikon S appena nata, con un parco ottiche davvero importante. Gli chiede di provarla e di testarla. Contemporaneamente accade che la testata Life, per cui Capa lavorava spesso, gli chiede di sostituire un fotografo sempre della Magnum che stava tenendo un lavoro in Indocina e che deve abbandonare per ragioni personali. Quindi chiede a Capa di sostituirlo. Capa accetta, ma dice: sta pur certo che non ho accettato questo lavoro per senso del dovere, ma perché ne avevo davvero voglia. Ecco, questa è l'ultima foto di Robert Capa, perché lui quel viaggio lo fa, sostituisce il fotografo e proprio mentre sta scattando le foto metterà accidentalmente un piede su una mina e salterà in aria. Perché vi ho voluto parlare di Robert Capa? Perché lui in 43 anni riesce a vivere una vita intensa dal punto di vista lavorativo, fotografico, emotivo e personale. Fonda un'agenzia importantissima come l'agenzia Magnum, ma soprattutto dà luce a quello che oggi viene pensato come il fotogiornalismo moderno. E sicuramente il padre è Robert Capa. Io vi ringrazio di averci seguito anche oggi, spero che vi sia piaciuto. Noi siamo sempre aperti ad ascoltare i vostri commenti o le vostre domande sui vari fotografi e ci vediamo domenica prossima. Ciao!